cari amici di Day, qualche tempo fa vi ho portato a vedere dove finivano i vostri televisori dopo che li avete cambiati, dopo che li avete smaltiti, buttati via. Oggi sono qui con Alfredo Ardenghi a Collico, siamo alla Seval, grazie mille di ospitarci Alfredo. Bene, vi abbiamo ospiti volentieri per spiegarvi il processo che mettiamo in campo per il trattamento dei frigoriferi che appunto dismettete dalle vostre case. Qui ecco siamo davanti a un muro di frigoriferi, ma ce n'è un sacco qui attorno a noi e cerchiamo di capire cosa succede ai frigoriferi a fine della loro vita come frigoriferi, ma è un inizio di una nuova vita come qualcos'altro. Mi accompagni a vedere tutto. Prego. Andiamo subito? Andiamo subito, via, di qui? Sì, qui. Prego. Andiamo. Allora. Ed eccoci qui proprio all'ingresso di dove arrivano tutti i frigoriferi. Quanti frigoriferi all'ora vengono trattati qui? Allora, indicativamente trattiamo circa 60 frigoriferi ora, tra piccoli frigoriferi e congelatori, quindi la media è 60 pezzi ora. Qui, sottolineiamo, non è che vengono presi e rottamati o buttati in discarica, vengono trattati, quindi vengono separati i materiali pericolosi, recuperati i materiali riutilizzabili e soltanto una piccolissima parte poi resta come materiale di fatto non più recuperabile per altri usi. 60 all'ora sono uno al minuto? Sì, esattamente, sono circa uno al minuto. Noi lavoriamo in questa stagione circa le 8-10 ore al giorno, mentre in stagione quella diciamo estiva, dove il frigorifero è più sollecitato e quindi è più facile che si rompa, arriviamo a lavorare anche i due turni, quindi le 16 ore giornaliere. E quindi questo significa che fondamentalmente da luglio fino a ottobre è la stagione del frigorifero, ovviamente del RAI, quindi del rifiuto, del frigorifero che viene smaltito e arriva qui da voi. Esatto, sì, in quella stagione lì raggiungiamo picchi anche di 1000 frigoriferi al giorno e quindi c'è lavoro, insomma, c'è parecchio lavoro in quella stagione. Quali sono i componenti pericolosi innanzitutto? Cioè, prima un frigorifero è un raggruppamento a sé, l'R1, perché contiene dei materiali che devono essere smaltiti con molta attenzione, quali sono? Allora, il primo che magari non si vede perché è un gas, è appunto il gas contenuto nel circuito che refrigera la struttura del frigorifero ed è quindi il primo che andiamo a recuperare. Noi bonifichiamo il circuito refrigerante e togliamo appunto il gas CFC o pentano, perché viene utilizzato anche quest'altro gas, e togliamo insieme anche una seconda frazione che è pericolosa, che è l'olio. Togliamo vuol dire che questo viene preso, recuperato e poi viene messo in sicurezza, ovviamente. Esatto, il gas viene mandato a combustione, in parte lo facciamo internamente nel nostro stabilimento e in parte in periodi di sovrapproduzione lo mandiamo fuori in inceneritori specifici. È un tipo di combustione che elimina il rischio della dispersione in ambiente di questi gas, no? Esatto, sì, perché avviene a 1100 gradi, quindi evita la possibilità di crearsi delle diossine e poi nelle fasi di abbattimento dei fumi di reflui andiamo a battere con del bicarbonato in modo da garantire che non ci siano emissioni al di fuori di quello che sono le prescrizioni di norma. Ottimo, andiamo a vedere il recupero del gas? Volentieri. Eccoci arrivati nel momento e nella fase in cui viene recuperato il gas. Ci racconti cosa sta succedendo? Sì, ecco, voi vedete l'operatore che con questa apparecchiatura va a eseguire un foro proprio sul compressore. Attraverso questo foro vengono prelevati i gas e l'olio contenuto nel circuito refrigerante in modo che lo bonifichiamo da questa frazione, da queste due frazioni pericolose, appunto il gas e l'olio. Dopodiché questi due componenti vengono mandati successivamente in una macchina che li separa tra di loro, quindi l'olio risulta un olio bonificato e viene a quel punto mandato al circuito degli oli esausti per poi essere impiegato. Allora Alfredo, abbiamo qui tutti questi frigoriferi che adesso sono stati messi in sicurezza, non hanno più gas, non hanno più olio, corretto? Esatto. Quindi di cosa sono composti a questo punto? A questo punto abbiamo la componente principale, è il ferro, poi abbiamo delle plastiche che sono la parte interna a contatto con gli alimenti. Abbiamo le schiume che sono composte da poliuretano. Tutte quelle compongono l'isolamento praticamente. Sono le schiume che permettono di mantenere la temperatura all'interno del frigorifero, che isolano
isolano il circuito. Poi però mi raccontavi prima che queste schiume poi avranno bisogno di un trattamento a sé, perché contengono anche esse stesse del gas potenzialmente nocivo. Ci sono delle schiume che hanno del pentano, le schiume di ultima generazione appunto hanno del pentano, che permette di garantire appunto l'isolamento della schiuma. Però vanno trattate opportunamente. Vanno trattate, noi in questa fase successiva andiamo prima a macinarle con una pezzatura intorno ai 30 mm. Quindi entrano in quella macchina, esatto, lì in fondo, esatto, e vengono triturati, come si vede su questo schermo. Come si vede sullo schermo, questa è la prima fase di triturazione, a questa seguono grossolana, segue poi una fase più spinta di macinazione e andiamo a portare la pezzatura al di sotto dei 10 mm. Questo permette di sgretolare, perché alla fine è un po' è una composizione fragile, il poliuretano si polverizza, e da questa schiuma noi andiamo a estrarre in maniera attraverso un'aspirazione, quindi l'impianto è in depressione, quindi andiamo ad aspirare questi gas che sono quelli che compongono il poliuretano. Quindi man mano che viene stritolato si liberano questi gas, ma quella tramoggia è aspirata, è in depressione, quindi andiamo ad aspirare tutti i gas che poi andiamo a bruciare in questo nostro post combustore che abbiamo alla fine della linea. Benissimo, adesso ci spostiamo magari a vedere che cosa succede a questi frigoriferi, come diventano in piccoli frammenti, come mi hai raccontato. Bene. Allora Fredo, io sono un po' perplesso, perché entrano frigoriferi e qui vedo dell'alluminio, mi sembra anche molto puro, cioè com'è possibile, cioè cosa è successo a tutti i componenti del nostro frigorifero? Adesso qui siamo davanti alla vasca dell'alluminio, ma lì c'è il rame, lì in fondo c'è il ferro, cioè è tutto un procedimento meccanico? Sì, diciamo che l'ultima fase manuale l'abbiamo vista prima, di esportazione del gas e dell'olio, il resto segue tutto il processo. Noi prima di ottenere questo materiale qua togliamo il ferro, che poi vedremo magari in una fase successiva. E quello viene elevato con un procedimento, diciamo, una grande calamita, diciamo così. Calamita che in continuo asporta il ferro in caduta, quindi lo porta. Quindi resta plastiche, alluminio, rame. E il poliuretano, che a quel punto lì si trova in forma di polvere ormai, quasi come farina. Questo che vedete, l'alluminio, è uno dei materiali nobili in termini di valore aggiunto, perché è un materiale che raggiunge anche le 1000 euro la tonnellata, per cui questo è una frazione importante sia sotto l'aspetto ambientale ma anche sotto l'aspetto economico, recuperare appunto. Il rame anche, il ferro va in fonderia? Il ferro sì, segue direttamente i flussi verso le acciaierie e le fonderie per essere rifuso, e poi in altri materiali che vengono reintrodotti nell'industria, diciamo, metalmeccanica. Sono veramente colpito da come dalla qualità della separazione, cioè da come vengono separati bene. Mi fai vedere come funziona una macchina, un separatore meccanico, per esempio? Sì. E se mi seguite vi faccio vedere. Andiamo subito? Andiamo. Allora, spiegami, vedo qui c'è questa macchina che è fondamentalmente un agitatore di particelle, arriva anche una certa arietta qui, come funziona? Questa è una cosiddetta tavola densimetrica e lavora considerando la diversità di peso specifico che abbiamo tra l'alluminio e il rame o l'ottone, perché il rame e l'ottone hanno un peso specifico simile. Quindi, agitando il materiale con una determinata inclinazione appunto della tavola, un determinato flusso d'aria permette ai due materiali di spostarsi, l'uno verso una parte di uscita e l'altro appunto verso la parte opposta. E per questo che si separano, proprio per il loro peso specifico molto diverso tra uno e l'altro. Fantastico. Ed eccoci qui di fianco ad altri materiali recuperati. Vedo qui, questo è il ferro, no? Esatto, questo è l'acciaio che compone la struttura portante del frigorifero e anche le retine interne, i ripiani. Eccole qua, come quelle. Esatto, quello lì sono parte delle serpentine che stanno sul retro del frigorifero. Questi, mi dicevi, in larga parte vanno già a fondersi in acciaieria e ritornano materiali.
Esatto, queste all'80% già oggi noi mandiamo direttamente in acciaieria per poi essere rimesse sul mercato della metallurgia. Si parla poco dell'acciaio, ma è il materiale forse più riciclato e più riciclabile. Assolutamente sì, è uno dei più riciclati e con estrema facilità, e oltretutto siamo leader, penso, in Europa su questa applicazione. Bene. Mentre queste piccole particelle di materiale inerte, direi sembra argilla, che cos'è? Questo è appunto è l'effetto che la macchina, diciamo così, fa sul poliuretano, perché prima viene polverizzato quasi come una farina, poi per permettere noi diciamo un po' strizzarlo da tutti i gas che lo compongono, lo pelletizziamo con una macchina un po' tipo quella che produce i mangimi, è la stessa cosa, facciamo questo pellet che non contiene più gas, perché con quella forte pressione che applica la macchina e un po' di calore viene a liberarsi tutto il CFC che lo compone. Quindi il gas viene recuperato e gestito e il materiale diventa fondamentalmente neanche più così polveroso, quindi è più facile anche da trattare senza che si disperda in ambiente. Questo materiale viene ad oggi in buona parte mandato in termobolizzatori perché ha un alto potere calorifico, per cui diventa combustibile di fatto. Esatto, diventa combustibile, sì. Non interamente, però anche qui siamo intorno all'80% di questo materiale, riusciamo a rimandarlo appunto su termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica. Perché mi raccontavi che la parte di schiume è comunque un peso rilevante in un frigorifero. Le schiume rappresentano circa il 15% del frigorifero. È tanto, quindi quanto pesa un frigorifero, intorno ai 50 kg? Sì, siamo intorno ai 45-50 kg e questo materiale qui varia tra i 7 e gli 8 kg per frigorifero. Quindi non va in discarica, o meglio, non ci va completamente. No, in buona parte viene utilizzato come appunto produzione di energia elettrica in termovalorizzatori. E adesso siamo entrati in un locale tecnico che è proprio a fianco di tutto lo stabilimento, dove si sente dal rumore vengono gestiti dei gas. Questa è una macchina, vedo N2, mi sembra una macchina che è in grado di produrre azoto. A cosa serve l'azoto? Esatto, questa macchina produce azoto perché, proprio per evitare rischi di esplosione trattando questi gas che sono esplosivi come il pentano, abbiamo bisogno di produrre azoto, inertizzare le camere di triturazione per sottrarre ossigeno e quindi evitare al minimo il rischio di incendio all'interno della camera di triturazione. Quindi in quelle tramogge giganti dove vengono demoliti e poi triturati i materiali, lì non c'è aria normale, c'è l'azoto che viene creato da questa macchina, corretto? Esatto, c'è azoto e ci sono i famosi gas che andiamo a liberare durante la macinazione, però togliendo l'ossigeno abbiamo tolto il rischio più possibile di esplosione o di incendi, proprio attraverso l'insufflaggio di azoto. Quindi voi non prendete azoto in bombole, ma lo fabbricate qua. Quanto azoto produce questa macchina? Questa macchina produce all'incirca 100 metri cubi di azoto ora, che è più o meno ad oggi il fabbisogno che abbiamo per inertizzare in maniera, diciamo, sicura tutta la camera di triturazione. E anche l'altra parte, che è quella che riguarda i condizionatori, perché anch'essi hanno necessità, ovviamente, avendo anche lì dei gas dello stesso tipo, gas frigoriferi, hanno necessità di essere portati in una camera priva di ossigeno, corretto? Esatto, anche in quel caso lì, in lavorazioni separate rispetto al frigo, però inertizziamo anche in quelle fasi lì, proprio perché il rischio, diciamo, che il pentano si incendi e diventi esplosivo è molto elevato, insomma. Ottimo, grazie mille. Detto questo, ti saluto e ti ringrazio. Da Colico è tutto, abbiamo visto l'intero ciclo di trattamento dei frigoriferi. Un'ultima domanda, che è questa: di 50 kg di frigorifero, quanti chili vanno in discarica e quanti chilogrammi invece vengono riutilizzati in altri usi? In linea di massima, ovviamente. Ma sui 50 kg di un frigorifero siamo intorno ai 2 kg che vanno in discarica, non di più. Il resto viene più o meno tutto rimesso nelle varie filiere, dall'acciaio, all'alluminio, al rame, al mercato delle plastiche e la frazione invece di poliuretano, come abbiamo detto, al recupero energetico. Se vi viene in mente, se mai vi venisse in mente, ricordate che è sbagliato,
di abbandonare un frigorifero in una scarpata a bordo strada o semplicemente di dimenticarlo in un cortile, ricordate che state commettendo un grande, a parte un reato ovviamente, ma è un grosso problema nei confronti dell'ambiente, mentre la stragrande maggioranza del contenuto di materia di quel frigorifero può essere recuperato e rimesso. Quindi pensate al vantaggio per l'ambiente di tutta questa operazione. Grazie mille, Alfredo. Grazie. Grazie.